A 222 giorni dall'insediamento del governo tecnico crollano gli indici di Piazza Affari, maglia nera in Europa, con il FTSE MIB che ha superato il meno 2%. In forte risalita invece lo spread, arrivato a quota 434 punti. Intanto, sebbene la crisi economica e la pressione fiscale continuano a pesare su famiglie ed imprese, il Nord si conferma la locomotiva economica del paese. Secondo i dati dell'Istat, infatti, nel 2011 il prodotto interno lordo nelle regioni settentrionali è aumentato al di sopra della media nazionale, in particolare più 0,9% nel nord-est, dove al rialzo del PIL hanno contribuito un po' tutti i settori, e più 0,6% nel nord-ovest, trainato soprattutto dall'industria. Tra le aziende però rimane la preoccupazione per i mancati pagamenti, che nei primi mesi del 2012 sono cresciuti del 47% a causa soprattutto del calo dei consumi e della stretta creditizia, come rilevato da un'indagine di un'impresa. Le aziende, insomma, non incassano più.